L'italiano ucciso in Nigeria, Napolitano, inspiegabile comportamento inglese, urge chiarimento, D'Alema accertare i fatti con rigore, PDL Lega contro la Farnesina, sconcerto per la morte di Franco Lamorinara, i dubbi sull'operazione delle teste di cuoio inglesi, Londra, l'Italia sapeva che un blitz era possibile. Sciopero Fiom in 50.000 a Roma per dire no a Marchionne, sì all'articolo 18, Landini basta con l'autoritarismo Fiat, in piazza anche Notà. Oggi sono arrivati in 50.000 a Roma chiamati dalla Fiom in difesa dell'articolo 18 contro l'autoritarismo di Marchionne e le scelte della Fiat. Il governo deve intervenire sulla fabbrica di Torino perché investe in Italia, ha detto il leader della Fiom. C'erano anche in Ottavi, c'è stato qualche momento di tensione. Il servizio di Carmen Santoro. Lo diciamo con chiarezza, se già a partire dalla prossima settimana, nella trattativa che è aperta, non ci saranno risposte che vanno nella direzione di estendere i diritti a chi non ce li ha, noi continueremo questa battaglia e questa mobilitazione. Avverte il governo a due giorni dal nuovo incontro per la riforma del mercato del lavoro, Maurizio Landini, che oggi in piazza ne ha portati 50.000 per qualcosa da difendere, l'articolo 18, e qualcuno da contestare, Sergio Marchionne. Basta con i ricatti e con l'autoritarismo, svolta. È chiaro o no a questo paese che quella è una logica autoritaria, è un attacco alla storia delle relazioni sindacali di questo paese. Basta con una Fiat che non rispetta più la Costituzione, il diritto di libertà sindacale, escludendo la Fiom dalle fabbriche. Il governo non cede ai ricatti e assieme ai vertici Fiat, auspica Landini, convochi anche il sindacato. A dare forza al leader Fiom questa piazza, San Giovanni a Roma, piena di gente, metalmeccanici e non solo. Una piazza chiassosa ma tranquilla, che applaude quando dal palco prende la parola il Notav, presidente della comunità montana dell'Alta Val di Susa, ma fischia il cugino CGL Scudiere sul palco al posto di Susanna Camusso a New York per un'assemblea ONU. Per condividere le ragioni di questa piazza arrivano alcuni politici di sinistra, Di Liberto, Ferrero, i parlamentari PD, Vita e Nerozzi, ma a titolo personale il corteo CSL con Nichi Vendola e l'Italia dei Valori con Donati. Non c'è cambiamento se non si parte dalla difesa della dignità di chi lavora. Il rilancio del paese non passa davvero per l'abolizione dell'articolo 18. Ed ora sentiamo le voci del corteo che si è snodato per le vie di Roma. C'erano i lavoratori della Fiat e anche delle tante aziende che la crisi sta costringendo a tagliare migliaia di posti di lavoro. Il servizio di Alessia Schiaffini. L'articolo 18 non si tocca. No, non si tocca. Ci devono passare sopra prima di togliercelo. L'articolo 18 non bisogna toccarlo, assolutamente. Non si può ledere tutti i diritti dei lavoratori. Già fanno di noi ciò che vogliono, perché noi lavoriamo in una grossa azienda, una multinazionale, e ci hanno sbattuto fuori dall'oggi al domani, senza assolutamente porsi il problema. Figuriamoci se non ci fosse l'articolo 18. Io ho 53 anni, mi tolgo l'articolo 18, il giorno dopo, nella piccola e media impresa, sto fuori, dove vado, che faccio? Io vorrei domandare alla Formero, a Monti, a chi per loro. Oggi chiediamo diritti innanzitutto, lavoro perché manca, l'articolo 18 alla fine è una mascherata. Sì, c'è una novità ed è il nuovo profumo Marchionne numero 5, il quale riesce ad aumentare gli stipendi degli operai fino a 500 volte, basta spalmarlo nel posto giusto. Soprattutto per dire che la Fiat deve ritornare nelle fabbriche, soprattutto nella Fiat, dove siamo stati cacciati in maniera antidemocratica sicuramente. È sospesa la democrazia negli stabilimenti Fiat purtroppo. La Fiom è fuori dai cancelli. Sì, fuori ma per poco. Perché prima o poi rientreremo e soprattutto dalla porta principale.
E come dicevamo, alla manifestazione della FIOM si è sentita anche la voce dei NOTAV, qualche bandiera, una piccola delegazione è arrivata dalla valle, accompagnata anche dal sostegno degli studenti. Qualche momento di tensione lontano dal corteo tra la polizia e i rappresentanti dei movimenti per la casa. Paolo Piras. E uno, e due, e tre, a Saradire! Molte bandiere bianche nella dominante rossa del lungo corteo, imbracciate soprattutto dagli studenti, ma pochi i NOTAV fisicamente presenti in delegazione, e venerdì i più lavorano, gli altri presidiano la valle. Si è mobilitata lì per le solite forme di lotta che abbiamo noi, che sono quelle improvvisazioni che non sono mai programmate. Che è una vergogna che in un paese di diritto si spendano 20 miliardi di euro per fare un'opera inutile come la TAV. Alla fine, per qualche decina di valligiani ospiti del corteo, si è consumato lo strappo della vigilia tra PD e FIOM in un corteo sereno e senza violenze. Non la sento questa tensione oggi, credo che sia tutto piuttosto pacifico e civile. La tensione c'è stata, ma altrove, lontano da un corteo munito di un attento servizio d'ordine. Precari, immigrati, sindacati di base hanno tentato di occupare la sede del CIPE, fermati dalla polizia. Quando gli agenti hanno poi tentato di identificare alcuni immigrati tra la folla seduta, è cominciato il caos. Se identificati, gli immigrati rischiavano grosso a norma di legge, e questo ha scatenato la reazione. Alla fine 4 fermati e un ferito leggero.